Allora, ultima parte di Focus, sono le 22.40, tutto il Veneto con Graziano Stacchio, il benzinaio di Ponte di Nanto, che ha affrontato coraggiosamente cinque rapinatori armati di Kalashnikov. Qualcuno giustamente ha detto non è un mitra ma un fucile d'assalto. Beh, ha sparato per difendere una ragazza e ha ucciso uno dei cinque rapinatori. Tantissimi sms, grazie davvero. Saluto e ringrazio per essere qui in quest'ultima parte Salvatore Lordi, esperto, giornalista, esperto di terrorismo internazionale. Il suo ultimo libro, Terra di Nessuno. La Terra di Nessuno è l'Italia negli anni 70-80, che era stata praticamente invasa da terroristi medio orientali, da servizi segreti deviati. E di questi fatti, Salvatore, stiamo parlando di cronaca nera, e parliamo spesso anche di ISIS, di terrorismo, anche qui in questa regione, oltre che di delinquenza. Di questi fatti si era parlato pochissimo, no? Sui giornali, come mai? Ma si è parlato pochissimo, forse probabilmente perché non se ne voleva parlare. C'erano interessi politici, no? il filo arabi, i perché? Governi. Perché i nostri interessi arabi erano abbastanza controllati, e il gas e l'oro nero, come si chiamava, certo, in gergo allora, forse andavano sopra anche ad altri fatti, e quindi c'era la possibilità che forse attentati terroristici di matrice medio orientale in Italia potevano destabilizzare. Questo non doveva essere possibile, non poteva essere fatto, probabilmente una delle cause. Fatto sta che nel nostro paese, tra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 80, oltre al terrorismo, quello di casa nostra, come si dice, quello rosso e nero. Certo, Brigate Rosse. È deambulato, è scorazzato un altro tipo di terrorismo, forse molto più violento, che arriva dal vicino Oriente, ma arriva anche per esempio dai Balcani, come per esempio gli armeni, se avremo modo di parlarne. Cioè, tra l'altro tu parli dell'Achille Lauro, insomma, no? Di Abu Nidal, degli attentati alla sinagoga, ricordi anche il bambino italiano citato da Mattarella nel giorno del suo insediamento, e poi attentati a raffica nelle ambasciate, nei consolati, diplomatici fatti saltare per aria, insomma è successo 36 di tutto. Morti e 200 feriti, è un conteggio molto sommario, ma per difetto assolutamente. Con la strage di Fiumicino anche, no? La strage di Fiumicino, che non è assolutamente menzionato in questo decennio, perché certo, la strage di Fiumicino avviene nel 73. L'altra strage, forse, di cui tu sicuramente fai riferimento, è quella dei palestinesi di Abu Nidal, di Settembre Nero, dell'85, certo, dove ci furono 12-13 morti, se non vado errato. Fa parte, diciamo, di una scia di sangue che il nostro paese ha dovuto purtroppo registrare, che ha mietuto non soltanto vittime, quelle che io ho raccontato in questo libro, ma ha mietuto anche un calo anche di credibilità del nostro paese, che ha taciuto tanti fatti, che ha taciuto tante situazioni, che non ha denunciato chi doveva essere denunciato. Tu parli per esempio, non so, di Gheddafi, che sarebbe coinvolto anche nella strage di Bologna, oltre che nella vicenda di C9 di Ustica, si era detto tempo fa, poi vabbè, ci sono diverse versioni. Siccome siamo nel nord-est, la gente qui teme molto, come in tutta Italia d'altra parte, ma qui ci sono molte infiltrazioni, pare, non solo mafiose ma anche terroristiche. Ha paura dell'ISIS, ha paura della Jihad, è un rischio secondo te, visto che stiamo parlando comunque di nera, di cronaca nera? Intanto io volevo soltanto ricordare una cittadina che credo che chi mi ascolta forse ricorderà, Quarto d'Altino. Come no, in provincia di Venezia. Ecco, lì arrivò Mario Moretti con una barca, con la cosiddetta Papago, che era una nave che gli era stata prestata
dove trasportava mitra, Kalashnikov, bombe a mano, arrivava dal Libano, vennero portate in questo paese, a Quarto d'Altino, dove vennero smistate, ma anche nelle varie non soltanto diciamo nelle varie colonne brigatiste italiane, ma da qui partirono anche per l'Europa. Quindi Quarto d'Altino, per dire soltanto un paese che è qui vicino e che sicuramente può raccontare una parte di questa storia che io racconto in questa cosa. L'ISIS che tu mi raccontavi, sì, può essere un problema. Adesso io mi fai andare però oltre quello che sono i temi che io ho raccontato. No, ma restiamo al libro, anche perché ne posso dare una mia idea, che evidentemente resta un'analisi. Ma vabbè, tu sei uno studioso, quindi io penso che l'allarme di attentati terroristici, così come i nostri servizi segreti ci hanno ben documentato, sicuramente possono essere una possibilità concreta. Dell'ISIS se ne può parlare, ma dell'ISIS in quanto tagliagole, io non farei un rapporto tra califfato, terrorismo con un attacco di, come possiamo dire, di jihadisti, che sono assolutamente un'altra cosa. La Guerra Santa è una cosa, i tagliagole, secondo me, come questi signori che vediamo in televisione, sono assolutamente altra cosa. Notizia di cronaca di oggi: la Giordania, il re Giordano in particolare, proprio infuriato per l'uccisione del pilota Giordano da parte dell'ISIS, è stato bruciato vivo in una gabbia, quindi c'è stata una sollevazione popolare, ha attaccato le basi dell'ISIS. In un bombardamento è morta una ragazza, un ostaggio americano che era nelle mani di questi criminali. Allora vediamo i controlli a Venezia, a proposito di sicurezza, di rischi, terrorismo eccetera, che sono stati varati appunto proprio oggi. Vediamo. Saranno 5 i punti strategici su cui si concentreranno i controlli delle forze dell'ordine durante i momenti di maggior deflusso turistico, con agenti in uniforme e in borghese in piazza San Marco. Abbiamo individuato nell'area della piazza San Marco e del Palazzo Ducale 5 zone, 5 aree dove concentrare l'attenzione e dei nuclei di sicurezza e soccorso misti di forze dell'ordine, forze di polizia, 118, vigili del fuoco, protezione civile, che possono intervenire velocemente in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo della piazza. Un nuovo sistema di controllo per la sicurezza della città, non solo per l'emergenza terrorismo, ma anche per eventuali soccorsi alle persone in mezzo alla folla. Con il prefetto abbiamo ritenuto opportuno rivedere il sistema che ormai andava avanti da tanti anni. Come giusto fare, ogni tanto bisogna rivedere perché le cose cambiano, lo abbiamo risistemato, abbiamo cercato di mantenere delle aree libere che possano consentire in caso di emergenza un deflusso e un allontanamento dalla piazza veloce e sicuro, e basandosi su questo principio abbiamo rimodulato l'intero servizio e l'intera attività di sicurezza e soccorso sulla piazza. Ci saranno agenti anche nei punti alti della città per avere una visione più ampia. Altra importante novità, la cabina di regia collocata all'interno del Gran Teatro che si sta allestendo in piazza San Marco. Ho ritenuto dover mettere una sala di regia, che poi è una sala dove opereranno in sinergia tutti i responsabili delle forze di sicurezza e soccorso, nell'area del palco e in particolare vicino alla regia dell'evento. Questo perché in caso di necessità di dare comunicazioni al pubblico e alla folla, di utilizzare una via di uscita o di accesso alla piazza piuttosto che un'altra in funzione dell'affollamento, sarà molto più semplice. Intervista di Ilaria Marchiori. Sergio Berlato, allora Graziano Stacchio rischia il carcere perché potrebbe essere condannato, mentre i ladroni del Mose sono tutti a casa, no? E purtroppo questa è una amara realtà, perché anche questo la gente non riesce a capire. Uno che magari ruba una gallina sta in galera e sconta fino all'ultimo dei suoi giorni, e delle persone che hanno rubato decine e decine di miliardi magari se la cavano con poco, ma io credo che la questione del Mose, che è solo iniziata, avrà ben altro seguito, e confido nel fatto che
ci sia la seconda puntata che riguarda la sanità veneta, cioè, o meglio, la mala sanità di qualcuno che magari specula sulla salute delle persone, ma al di là di questo. Stasera, però, tornando al discorso di tutto il Veneto Costacchio, una cosa che mi è sempre dato fastidio un po' è l'ipocrisia, perché in queste occasioni tutti a parole si schierano con Stacchio o con le vittime della criminalità, però per i fatti, alle volte non c'è una differenza sostanziale. Credo che la cosa fondamentale sia quella di non lasciare sole queste persone, proprio perché non si sentono abbandonate dalle istituzioni e anche da altre persone che possono trovarsi nelle stesse situazioni. Il comitato che è stato organizzato per raccogliere risorse per riuscire a pagare gli avvocati a queste povere persone, iniziando da Stacchio, o anche per affrontare situazioni simili, credo sia uno dei segnali che debba essere dato. Su questo credo che il comitato stia già raccogliendo alcune risorse, e su questo sono mobilitate tante categorie. Io ho avuto una formale comunicazione oggi, ad esempio, alcune categorie, ad esempio io sono credo abbastanza conosciuto nel mondo di cacciatori, ma l'associazione Cacciatori Veneti Confavi ha già comunicato un bonifico che verrà corposo, verrà dato al comitato. Ognuno di noi deve fare la sua parte, per dire, no? Se ognuno fa la propria parte, riusciamo a non far sentire sole queste persone, perché altrimenti c'è il pericolo che, passata questa situazione, poi ci si dimentichi e torni ancora alla ribalta con una prossima vittima, il prossimo atto di criminalità. E questo non deve, cioè dobbiamo tenere alta la sensibilizzazione delle istituzioni prima di tutto. Se c'è qualche norma da cambiare, va cambiata, non possiamo dire ma la legge è questa e quindi dobbiamo tenersi la legge che c'è. La legge viene fatta dai politici, tutti i politici di tutte le forze devono nei fatti e non solo a parole dimostrare di voler cambiare in meglio le cose, per fare in modo da far sì che il cittadino che vuole difendersi da solo veda questa opzione come l'ultima opportunità, cioè quando non ha altri strumenti, che sia se è costretto a difendersi perché non ha altre vie d'uscita. Ma se arriviamo a quel punto lì, ribadisco, bisogna tutelare Abele, non Caino. In questo caso bisogna che sempre le istituzioni dello Stato si schierino sempre dalla parte dei cittadini onesti, non dalla parte dei criminali. Allora, tantissimi sms, davvero una valanga. Prima avete visto anche il Friuli Venezia Giulia sta dalla parte di Stacchio. Salutiamo tutti i nostri amici del Friuli Venezia Giulia che ci guardano da Pordenone, Udine, Gorizia, da Trieste, insomma. Ci vedono in tantissimi e quindi grazie molte. Lore Andretta ha visto quello che diceva, ma insomma voi però fate entrare tanti immigrati, no? Beh, io insomma, i numeri sono sotto gli occhi di tutti, per cui non possiamo stare qui a dire che non è così. Però io ho avuto più volte modo di dire anche questo, ossia l'Italia ha 2000 km di coste, quindi è inutile pensare che si possa risolvere la questione semplicemente dicendo statevene a casa, quindi questo è evidente. Quello che io ho sempre contestato è che manca nella maniera più assoluta una politica comunitaria che, come dire, non lasci l'Italia sola a gestire questa emergenza. Poiché allora è evidente che insieme alle persone che hanno diritto di asilo perché vengono da territori che sono martoriati dalle guerre eccetera, ci sono anche i delinquenti, ma un paese come il nostro, peraltro battuto dalla crisi come tanti altri qui in Europa, non può essere lasciato solo a gestire questa che è una emergenza come dire, di dimensioni come dire, se non altro europee. Quindi qua tutti fanno orecchie da mercante, perché ovviamente il problema è un problema che riguarda in primis questo Stato. Io penso e spero che si possa divenire presto, insomma ci sono già dei segnali in questo senso qua, ad una politica che abbia un senso compiuto per tutti. Ripeto ancora una volta, non è che ci divertiamo a far entrare i delinquenti, i criminali, i terroristi eccetera in questo sistema, purtroppo accade e non siamo attrezzati per fare, come dire, per fare in maniera diversa. Reputo che ci vogliano, come dire, risorse impiegate, molte più risorse, ma che l'Italia da sola non può sostenere.
bisogna trovare degli accordi con come dire, i lidi dai quali ovviamente partono questi poveri, questi poveracci che sono poveracci, questi terroristi che sono terroristi, e trovare delle soluzioni ovviamente fuori dai confini di questa Italia qua, tenuto conto che spesso e volentieri si tratta comunque di tratte di, come dire, di mafie che si arricchiscono, quindi anche problemi proprio di criminalità molto più banale di quella criminalità politica della quale siamo anche molto spaventati. E te ne giovi, te no? Ma io, è chiaro che la questione anche della clandestinità, immigrazione, piuttosto di gente che non sappiamo come vivono, è assolutamente centrato in questo ragionamento che facevamo anche questa sera. Io però insisterei in una soluzione che è quella appunto di aumentare i controlli, la prevenzione, quello sono d'accordissimo, diceva il sindaco, ma anche il collega Caner su questo, cioè non ci sono alternative a scorciatoie, perché guardate, anche illudere che la gente con un'arma in tasca o in casa possa salvare la vita propria, non pensiamo a quella altrui che il codice penale perfino sembra evocare, no? Ma neanche la tua salvi, perché quando sei un commerciante e ti arrivano questi banditi armati, e non è che la tua arma di fronte a questa cosa li spaventi, se vengono. E chi studia queste cose ha assolutamente no. Chi studia queste cose, basta leggersi le statistiche, non ha mai salvato una vita a nessuno, casomai l'ha messa in pericolo. Questi sono i dati, purtroppo. Allora devo dire che questa cosa qui non, vuol dire che ci sia questa legittima difesa, c'è, è consentita, per amor del cielo, però non la si può alimentare, non so come dire, bisognerebbe che tutti andassimo sotto i prefetti a dire: signori prefetti, rappresentate lo Stato a Vicenza, a Treviso, nel Veneto, fate qualcosa, cosa state facendo voi e quei burocrati che stanno attorno a quei palazzi, che magari si occupano di mille altre cose, non di se questa è l'emergenza, bisogna chiedere allo Stato che questo intervenga. Se l'emergenza è questa, io non posso fare demagogia, Berlato, se l'emergenza è questa, lo è, sta crescendo, allora si chiede l'intervento di emergenza su queste cose, con le forme adeguate, perché altrimenti facciamo rischiare la vita alle persone e non si fa lavorare chi è detenuto, perché ci vuole professionalità, perché appunto ci vuole intelligence, bisogna fare le prevenzioni, bisogna che si sappiano, diciamo così, è sempre più difficile perché c'è un mondo che sta crescendo di disperati, eccetera, eccetera. Però guardate che i delinquenti si conoscono. Le forze dell'ordine, soprattutto quando sono pluripregiudicate, sanno chi sono. Il problema, parlando con loro, immagino che chiunque ne parli con le forze dell'ordine ti dicono: però cosa posso fare? Posso fare niente! Sono lì per fare qualcosa! Devono farli mettere in condizioni di non nuocere! Questo è il problema! Altrimenti rischiamo di fare tante vittime come vittima allo stesso Stacchio, capito? Che giustamente dobbiamo solidarizzare con lui, dargli una mano, ma è una vittima anche lui di questa cosa! C'è una cosa che andrebbe anche detta, torno alla mia esperienza di sindaco sempre di 10 anni fa. Quindi la questione dell'immigrazione non è una questione nuova, è nata, certo, insomma, sono anni. Da che mondo? Da che mondo? Allora, io posso portare l'esperienza, come dire, di un comune di 5.000 abitanti. Allora, c'erano, insomma, queste proteste, eccetera, che allora già, insomma, erano piuttosto consistenti. Noi abbiamo usato gli unici due risorse che avevamo, cioè i due vigili, abbiamo fatto un censimento, proprio mandati i vigili a casa di tutte queste persone, in un comune così si può fare, evidente, peraltro servono altre risorse, e abbiamo fatto un'indagine statistica, ma proprio con un questionario, e monitorato tutto il territorio. Allora questo studio, questo lavoro l'abbiamo poi reso ai cittadini che ci pagavano, pagano le forze dell'ordine, pagano il sindaco, pagano eccetera, e dando una fotografia precisa di quello che accadeva nel nostro comune. Così alcune questioni sono state risolte, sfatate alcuni miti, altri ovviamente problemi li abbiamo affrontati e risolti. È vero, questa non è la medicina di tutti i mali, non può essere un modello replicato ovunque, però
Certo che se cominciassimo ad eliminare, a togliere alle forze dell'ordine alcune delle incombenze che occupano quotidianamente in scartoffie, prima questione. Scartoffie, guardie, scorte, che si potrebbe ecco, vedere. Questo poi risolverebbe poi qualcosa di più. Poi sentiamo ancora un attimo. Penso che dobbiamo partire dalle ultime discussioni. No, abbiamo visto da destra a sinistra che si sta cercando. Io spererei che dopo facesse fare una promessa da Berlato fino a Denò di interrogare o mandare una lettera o sentire i parlamentari italiani per cercare di, perché questa vicenda di Stacchio arrivi a Roma ma come una bomba. E poi un'altra cosa, allora noi stiamo raccogliendo dei fondi, non sappiamo come andrà il processo di Stacchio, no? Può andare che non serva neanche un soldo, può darsi che ne servano tantissimi. E partiamo, io vorrei salutare e ringraziare quei tanti ragazzi che sono in giro ma con magliette oppure a dire o con una scatola a buttare dentro un euro, no? Che sono in giro per i bar anche stasera. Allora questa maglietta, per dirvi, vi voglio fare un esempio pratico, la può stampare chiunque, no? La vedete? Che la stampi chiunque, cioè, ci sono cooperative, negozi, botteghe che la stanno facendo, però invito chiunque con il buon senso a dire benissimo, quanto mi costa X? Il Delta la stanno vendendo in giro a 10 euro, il Delta mettetelo su questo fondo, che dopo io, oggi la prima cosa che ho fatto assieme a Francesco, appena l'abbiamo aperto, abbiamo mandato una copia del conto alla Guardia di Finanza, tanto perché ci sia la massima trasparenza. Poi che uno doni 3 euro, 10, ad esempio, guardate, ho una fattura della 78 di Gino Carretta, mi scrive e mi fa: Gio, ti porto 200 maglie a gratis, sappi che sei tu responsabile. Ecco, la mia responsabilità è che da questo regalo di Gino Carretta si trasformi in 2000 euro che vengano messi nel conto. Il resto io non lo posso controllare, non posso controllare Facebook, Twitter, non ho neanche una pagina Facebook, io non lo so neanche usare. Allora, ben venga che ci sia tutto questo movimento. Dobbiamo riflettere su una cosa. E perché Graziano ha sparato? Per salvare una ragazza. Quindi a Roma deve arrivare il messaggio: più forze dell'ordine, più poteri alle forze dell'ordine, perché sono i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza che eventualmente deve sparare. Però pensiamo che i carabinieri sono arrivati 2 minuti dopo esatti che Graziano ha sparato. Se per caso arrivavano e Graziano fosse stato fermo, magari avremmo 2 carabinieri stesi in quel marciapiede. Allora, adesso, bocce ferme, partiamo con un po' di solidarietà con tutti i nostri commercianti, le famiglie, chi ha bisogno, polizia, carabinieri e guardia di finanza stessa, perché anche loro sono costretti a difendersi dallo Stato, magari. Cerchiamo di cambiare le leggi da destra a sinistra e andiamo avanti, perché a parole conosco tantissime persone che sono brave, a fatti non tantissime. Quindi diamo una buona dimostrazione di civiltà e di paese civile, che non è quello che si difende col fucile, ma è quello che cerca di cambiare le leggi. Finché le leggi non cambiano, ci difendiamo coi fucili. Grazie Sindaco Formaggio. Allora, tantissimi sms, vi dicevo, purtroppo dobbiamo chiudere perché sono 23.03, abbiamo sforato e devono partire i nostri telegiornali. Ricordo i 2 libri di cui vi abbiamo parlato stasera, Il delitto Winckelmann di Paola Bonifacio, La tragica morte del fondatore dell'archeologia moderna, e un bellissimo libro sul terrorismo internazionale di Salvatore Lordi, Terra di nessuno, il terrorismo internazionale nell'Italia del dopoguerra. Salvatore, arriva il messaggio, glielo porti tu a Roma il messaggio del sindaco? Tu. Farò in modo di che una parte di quello che ho ascoltato possa essere portato. Tu lavori a Roma, a Radio RDS, una grossa radio, milioni di ascoltatori, e conosci il mondo della politica, qui sarai ambasciatore tu per il sindaco Formaggio. Va bene, grazie molte, arrivederci a tutti, buonanotte, buon weekend, arrivederci.
Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Zard Plus, produttore finestre, scuri e portoncini. Ci trovi a San Zenone, a Cassola, a Salzano, a Porcia. Solo prodotti fatti in Italia. Dormiflex, materassi unici fabbricati in Italia. Spacci diretti, ora anche a Cassola. Riposa alla grande. Scegli Dormiflex.